quanto vi sposate? Tra pochissimo, tra due mesi. A Roma. Noi vorremmo arrivare in limousine. Ciao Brissi. Eccoli, ragazzi. Oh, ciao, come va? Artù, hai rotto il cazzo questo telefono, levate! Ma poi scusami, ma dove sta Alessandro? È l'ora che lo sto cercando. Infatti, lo sto cercando anch'io. Ciao, ragazzi. Ho capito. Io devo ringraziare sì. a te, Alessandro, che sei stato meraviglioso. Brava. Ci hanno prestato la casa, se no non so come avrei fatto. Auguri, gli sposi, auguri. Io amo Alessandro. Vieni in comune? Che fai? Niente, bello, Carlo. Mina Ezra, le più grandi wedding planner della capitale. E non volete la vostra canzone di cuore durante la cerimonia? No. Mi piacciono così, bravo. No, questo me lo cancelli però, eh. E cosa va regalato? Regalo di nozze. Salamone. Ha detto di tagliarlo a fette. Una fetta per volta perché è piccante. Eccoli prossimi. Ragazzi, foto di gruppo! Foto di gruppo! Tutti là! Dove? Cheese! Fate cheese! Era un video, non era una foto! Bacio! Ginevra, scusi, ne presento Filippo. Ma noi ci siamo già visti. Vi siete già visti? Ci siamo sposati, amore mio. Ai. Voleva vedere la cabina armadio. Stanno ristrutturando. Emanuele, Arturo. Emanuele, ti cerca il tuo promesso sposo. Bevi. Comunque non c'è niente da fare, sta torta è come me, è buona! Ogni volta che vengo qua mi sembra di stare a casa, proprio come a casa mia. Infatti faccia la serva. Arturo, non fare quella faccia. Ma lo sai da quant'è che noi scopriamo? Tra voi due? Dal medioevo. È così nelle lunghe relazioni e dopo un po' la passione sparisce. Perché tu cosa ne sai di lunghe relazioni? Ma io ho una relazione molto lunga, ma molto soddisfacente. Molto, niente delusioni, il sesso da Dio. E con chi? Me stessa! Ciao, c'è Alessandro? Tieni, grazie. Aspetta. Amore mio! Bello! Oh, era ora, Ci ho messo un po', ho rotto la macchina, poi l'autobus, sì, lascia stare. Sì, cioè, il ritardo fatto per sé. Lo so. Ciao. Allora, benedizione, come state voi? Ci avete fame? Venite. Lei è Anna Maria, è Marco e Claudio e sono novelli sposi. Facciamo una festa qua. Ginevra, Filippo l'hai già conosciuto, no? Arturo! Ciao. Guarda un po' chi c'è. No, ma dai! Ma che sorpresa, ciao! Ciao, come stai? Ciao, bene, ciao. Ciao. Ma bambini, ma siete diventati grandissimi. Ma tu mi sa che non li conosci loro? Lui non l'ho mai visto, ma lei l'ho vista quando era piccolina così. Altezza cane. Martina? No, perché c'ha una fase, diciamo, aggressiva. Perché ti nascondi così? Non mi sto nascondendo, signora. Piacere di conoscerla. Ha la fase opposta, lui dà del lei a chiunque incontri. Già lo amo. No, ma sembra timido, poi vedrete col tempo. Lui si chiama Alessandro. Io lo chiamo Sandro, anche se non gli piace. Oh, vabbè. In questa casa c'è un altro Alessandro.
Sì, c'è un'altra Alessandra. Lei è Anna Maria, quella storica. L'avrete sentita mille volte questa storia, quella che mi ha presentato Arturo. Veramente. Sì, meglio non sapere come. Ma li ho presentati una cosa come 15 anni fa. 15 e mezzo. E non mi hanno fatto ancora causa. Non ho detto niente. No, te l'ho detto. Te l'ho detto. Senti, c'è qualcosa per loro? Come no, certo. Che volete da mangiare? Che volete? C'è. Qualsiasi cosa c'è, andiamo, dai! Allora, come stai? Bene.